Monte Catini Terme prende l'esempio da molte città europee come Monte Carlo nel Principato di Monaco e nel periodo natalizio offre numerose attrazioni come la casa di Babbo Natale per la gioia dei piccini ma anche di noi grandi perché la favola di Babbo Natale rimane sempre in noi. La ruota panoramica che potete vedere alle mie spalle, il piccolo regno incantato, i mercatini di Natale che non devono assolutamente mancare in questo periodo è Luna Park e addirittura se soggiornate all'Hotel Mediterraneo troverete Babbo Natale alla reception. Buonasera. Buonasera. Allora, spiegaci un po' come sta andando quest'anno questa manifestazione con i mercatini di Natale. Ottima organizzazione ma poca pubblicità e quindi siamo un po' penalizzati. Poi il tempo ci ha un po' bruciato quest'anno, però vi aspettiamo tutti qua con ottime cose. Buonissime direi. Buonissime. Qui della Patrizia. Grazie mille. Grazie a voi. Sono con Claudio Chimenti, direttore del Centro Commerciale Naturale qui a Montecatini. Buonasera, signor Claudio. Buonasera a tutti, grazie. Parli un po' del commercio qui a Montecatini. Beh, Montecatini è da sempre un centro commerciale naturale a cielo aperto. È una galleria naturale proprio di negozi che negli anni hanno sviluppato grazie al turismo termale una qualità di altissimo livello e per cui qui a Montecatini abbiamo la fortuna di avere grandi firme, grandi marchi e lo shopping è sempre stato diciamo uno dei motivi per venire a Montecatini. Ecco, in questo periodo natalizio in particolare, come tutti gli anni, da tanti anni noi ci curiamo degli allestimenti luminosi, delle luminarie e poi sono già 4-5 anni che c'è questa iniziativa natalizia che porta tantissime famiglie con i bambini, che effettivamente è un target nuovo per Montecatini, che insomma non è la classica clientela termale, per cui anche la città si riconverte per un paio di mesi al turismo familiare con i bambini. Nei ristoranti troviamo gli spazi dedicati ai bambini, gli alberghi sono attrezzati con gli angoli per i bambini, ci sono le cene con i personaggi, per cui è una città che si converte in tutto e per tutto nel periodo di novembre-dicembre per il Natale. Perfetto, grazie mille. Prego, grazie a voi.